Buongiorno, siamo qui davanti alla Basilica di San Martino Magenta con Francesco Bigogno. Ormai da un paio di mesi non vengono celebrate le funzioni in chiesa. Ecco, ci vuoi dire una tua opinione in merito, Francesco? Ma io penso che sia stata una grande ingiustizia, si è aperto un precedente gravissimo, secondo me vergognoso, non è stato giusto. Mi ha sorpreso il fatto che i vescovi sin dall'inizio non abbiano fatto pressioni su questa cosa che è stata una vera e propria violenza. Per un credente non aver potuto assistere alla celebrazione delle sante messe e non potersi comunicare è una cosa disdicevole. Mi spiace, siamo qua dopo 2 mesi, che dopo 2 mesi il governo non ha dato ancora via libera alle celebrazioni delle messe. È già di per sé gravissimo. Però fammi dire che a mio avviso il lato più sconcertante è stato non poter neanche fare il funerale alle persone che sono decedute. Questo, umanamente parlando, è un fatto terribile che ci mortifica tutti. In un momento in cui uno lascia questa terra, non poter neanche ricevere l'ultima benedizione al cimitero, secondo me è sconvolgente. È un precedente pericolosissimo, bruttissimo. Mi spiace che la Chiesa sin da subito non abbia alzato la voce, mi dispiace. Mi dispiace perché coinvolge tutti, soprattutto in questo momento difficile. E adesso che dopo 2 mesi, secondo me incredibilmente, si parla finalmente di riaprire le attività, questa cosa di non poter celebrare la messa, che sia stata messa ancora da parte, è ancora più sconvolgente. Io mi auguro che ci siano grosse pressioni da parte del Vaticano, da parte delle diocesi, da parte dei vescovi, perché questa situazione è intollerabile, al pari, a mio avviso, di tante altre, ma questa qui è intollerabile e non è più giustificabile.